C'è un giorno in cui un uomo andò incontro Gesù, che era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto, What okay. the- Oh, Signore, entra dentro il mio cuore, non ho mondo nessuno al di fuori di te, e mi sappia capire che mi possa guarire, ma che cresca ogni giorno la mia fede per te. Ti prego Signore, entra dentro il mio cuore, non al mondo nessuno all'infuori di te, che mi sappia capire, che mi possa guarire, fa che pesca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Pace a te, anche oggi siamo insieme. Grazie, siano resi a Dio per la bella occasione che ci dà di essere insieme. Prima che andiamo avanti, ti voglio sempre ricordare qualcosa di molto importante. Sai, può darsi che tu ci sei tutti i giorni senti ripetere le stesse cose, ma ci sono sempre delle persone nuove perché la nostra Chiesa è grande. Gloria sia resa al Signore. Ti voglio ricordare per i carcerati, leggiamo insieme in Ebrei 13, 3, perché è giusto che noi che siamo fuori cerchiamo di comprendere quelli che stanno dentro. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Non possiamo fare granché, però possiamo fare qualcosa, gli possiamo far giungere un nuovo testamento che leggono la parola del Signore. Il Signore sta facendo cose belle in questi spazi. È molto importante che noi ci dedichiamo a questo. È molto importante poter collaborare per portare avanti. Il Signore sta salvando tanti, 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 tanti carcerati e tanti, tanti fratelli che si ci dedicano, però dobbiamo sapere che chi va il giorno per parlare con i carcerati non ha la disponibilità di poter anche acquistare, perciò facciamo noi uno sforzo, non dimenticare quello che puoi, 5, 10, 20, 30, 50, forse hai qualche amico nel carcere. Forse ci sei stato, forse ci sei stata. Sai quando è difficile avere la parola del Signore? È una grande consolazione e molti il Signore li converte a sé. Ci sono tanti carcerati che loro stessi fanno i culti e ci sono battesimi nel carcere e battesimi di Spirito Santo. Sembra strano, però il Signore sta facendo. Anche questo. Ricordati, se puoi, nel limite delle tue possibilità, ordina quelli che tu pensi, un cartone, ce ne sono 40, 5, 10 pezzi, 20 pezzi. Facciamogli giungere questo bel Nuovo Testamento perché è scritto grande e per loro va bene perché molti non hanno la possibilità di poter leggere e gli è di grande aiuto. Va bene? Adesso preghiamo perché lo Spirito Santo ci parli e che possa fare aumentare la nostra fede, come abbiamo cantato. Aumentaci la fede. Un centurione, abbiamo udito, il centurione, sappiamo quella bella storia di uno che non frequentava la chiesa, ma che aveva tanta fede in Gesù. Alleluia. Signore, dacci più fede, così. Viviamo una vita forte nel Signore. Preghiamo insieme, prega insieme con me. Apriamo la porta al Signore. Per aprire la porta a Dio non c'è un altro metodo se non quello della preghiera, ma fatta col cuore. Questo è importante. Anche se non mettiamo i punti e virgola dove li vogliamo mettere, basta essere sinceri col Signore. Poi punti e virgola li mette lui, noi dobbiamo andare sinceri. Ti voglio anche ricordare, se la regia riesce a prendere lo spot per la staffetta, che lunedì prossimo, se puoi già prepararti per essere libera, libero dalle 16 alle 22, abbiamo più di 20 pastori che preghiamo insieme in diretta, puoi pregare insieme con noi. Noi preghiamo per te, preghiamo insieme per quelli che ci stanno a cuore, che lo Spirito Santo possa muovere un grande risveglio. È una vera e propria preghiera perché la facciamo in diretta e preghiamo insieme con te. Ricordati, dalle 16 alle 22, lunedì prossimo, così saremo insieme. Avvisa anche i tuoi amici, dovunque si trovano. In tre quarti di mondo ci possono seguire sui social o sulla TV o sulle TV, perché noi siamo anche su TV Sat 454 o su Sky TV 854 e 245 sul digitale terrestre. Poi ci sono tre satelliti, più tutti i social. La maggioranza dei social ci siamo sopra e siamo in diretta. Perciò ricorda dalle 16 alle 22 lunedì prossimo 4 marzo. Non so se c'è lo spot così si ricorda meglio, quando lo vediamo funziona meglio, forse la regia non ce l'ha portata di mano, ma preghiamo il Signore che lo Spirito Santo ci guidi questa mattina. Prega insieme con me. Signore, veniamo a te insieme. Nel nome di Gesù ti chiediamo di assisterci in questa ora e che lo Spirito Santo trovi il nostro cuore predisposto per poter ricevere la parola che tu ci vuoi dare. Facci essere poveri di spirito in tua presenza, perché quando noi siamo poveri di spirito desideriamo di arricchirci e perciò abbiamo fame. E tu non manchi di darci la quota giusta che abbiamo bisogno, la porzione giusta che abbiamo bisogno, anche in questo giorno. Perché ogni giorno, come ci provvedi il pane, il cibo quotidiano, così attraverso la tua parola ci provvedi il cibo spirituale. Daci fame da poter mangiare, nutrire la parte spirituale che viene nutrita attraverso la tua parola che produce la fede nel nostro cuore. E insieme, Signore, ti ringraziamo. Amen, amen, amen. Ricorda sempre di dire amen col cuore. Sì, Signore, così sia. E restiamo insieme per condividere la sua parola. Leggiamo insieme in Marco 10,47, è una bellissima storia che credo che tu conosci. È la storia del cieco di Gerico, Bartimeo, udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me udito che passava Gesù si mise a gridare. Gridare, gridare, nell'originale dice, e più gridava, perché c'erano degli ostacoli, c'era la folla, c'erano le persone, c'erano i stessi discepoli che cercavano di farlo stare zitto. Ma lui, dice la scrittura, gridava più forte, voleva superare tutte le altre cose perché per lui era un momento particolare. Questa è una bellissima storia che rispecchia la storia di ognuno di noi. Gridare, gridare, lui vedeva Gesù, lui vedeva Gesù il Messia. Il Figlio di Dio continua a gridare ed è pure la giusta preghiera che lui rivolge al Signore. Lui non lo vedeva con gli occhi, lo vedeva dentro di sé e gridava più forte, continuava a gridare, ma con una preghiera breve, concisa ma quella giusta che cosa diceva abbi pietà di me signore aiutaci questa mattina <ride> voleva dire signore Gesù mi affido a te perché io ho bisogno di vedere ti prego questo bartimeo il suo nome era Bar. Timeo era suo padre. Era una persona onorata nella città di Gerico, il suo papà. Perciò lui veniva chiamato Bar, figlio di Timeo. Timeo era molto onorato, ma in una circostanza particolare. Ci fu una rivolta dei Romani e proprio perché lui aveva voce in capitolo in quella città, in questa rivolta i Romani, per poter fermare l'autorità di questo uomo insieme ad un altro gruppo, fu ucciso Timeo. E lui restò come bar figlio di Timeo. Però i Romani avevano un'attitudine crudele. Quando dovevano eliminare qualcuno al potere, cercavano di far male anche ai figli, perché se no i figli avessero preso il potere del papà. Non uccisero Timeo, ma gli accegarono gli occhi. Come dire, così tu non prenderai mai il posto di tuo papà. Timeo era una persona onorata e Bar suo figlio frequentava la sinagoga. Da giovane Timeo ci vedeva e andava come tutti gli ebrei nella sinagoga per studiare le scritture. E studiava le scritture. A causa di una rivolta, voglio ripeterlo, dei romani uccisero Timeo e per dispetto accecarono Bar. E così passò ai margini della città di Gerico. Non solo non vedeva ma viveva di elemosina perché non c'era più chi gli dava da mangiare. Lui sapeva che il Messia, secondo aveva studiato nella sinagoga, doveva venire e aveva sentito parlare del Messia che doveva venire. Che cosa che messaggio doveva portare? Nella sinagoga di Nazareth, nel capitolo 4 di Luca verso 18 viene l'adempimento della venuta del Messia che era Gesù. Lo spirito del Signore è sopra di me Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per mettere in libertà gli oppressi. Che cosa doveva fare il Messia? Nella sinagoga si spiegavano queste cose perché si interpretavano le scritture dell'Antico Testamento, che funzione doveva avere colui che veniva lunto di Dio. E c'era scritto proprio che lui era uno che doveva evangelizzare i poveri, i poveri in spirito, non i poveri, quelli che si aprono a Dio doveva evangelizzare le folle. Quando udì che c'era una folla in Marco 10:46, chiese che cosa, stava, che cosa succedeva. Leggiamo questo verso. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli. E con una gran folla il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante sedeva presso la strada. Questo figlio del nobile Timeo, per un caso che gli era accaduto, diciamo, un incidente di percorso. Ora si trovava a chiedere l'elemosina e non vedeva ma ricordava da quando vedeva che il Messia doveva evangelizzare, ma avrebbe fatto molto di più. E infatti le testimonianze che sentiva di quello che faceva Gesù, a lui secondo lo studio che aveva fatto quando era piccolo e andava nella sinagoga, Colui che passava era proprio il Messia che doveva venire, perché egli aveva sentito, non vedeva, ma aveva sentito che Gesù stava facendo cose dell'altro mondo, cioè cose del regno dei cieli che si manifestavano nel nostro mondo. Infatti le testimonianze erano forti. Se leggiamo per esempio in Matteo 4,23, nelle vicinanze si raccontavano queste cose. Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo, predicava ed insegnava. Aveva sentito che Gesù era il Salvatore e guaritore e tutti quelli che andavano a lui erano guariti, nel verso 24 leggiamolo. La testimonianza aveva raggiunto i suoi orecchi. La sua fama si sparse per tutta la Siria, gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. E venivano da tutte le parti. Leggiamo il verso 25. Il rimbombo della presenza di Gesù raggiunse gli orecchi di Timeo. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ora lui sente la folla e le testimonianze e ricorda che quando ci vedeva e andava nella sinagoga, si diceva che il Messia doveva fare proprio così, come abbiamo letto in Luca 4,18. Bel ricordo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. il figlio di Davide, lunto di Dio, doveva predicare il Vangelo ai poveri di spirito. Lui, nel modo che pregava, abbi pietà di me, è il giusto modo di pregare, perché le persone povere di spirito pregano così. Quelli che fanno tutto loro, che sanno tutto loro, quelli non pregano così, recitano, mentre i poveri in spirito hanno uno spirito mite, uno spirito abbattuto, uno spirito infranto, desiderano essere ristabiliti e lui così si rivolge a Gesù. Signore Gesù, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. Aveva dei ricordi speciali, però tra queste cose c'era anche che lui dava la vista ai ciechi. Ora è l'occasione per me. Non mi devo lasciare sfuggire quest'occasione. Non posso arrivare con le mani come gli altri, non posso andare più avanti, ma lo raggiungo con la mia voce. Noi non possiamo andare in cielo, ma possiamo raggiungere il cielo col nostro cuore, con la nostra voce, con la nostra sottomissione, con la nostra umiltà. Possiamo dire anche noi, Gesù, figlio di Davide, Messia, figlio di Dio, abbi pietà di me. È una preghiera che piace al Signore. Questo è il modo giusto che dobbiamo andare a Lui. Nel verso 47 del capitolo 10 dice così, leggiamo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Lui aveva la certezza da quello che aveva letto e quello che sentiva, la folla che lo circondava, le testimonianze che aveva sentito in quei giorni, Colui che stava passando era colui che aveva studiato quando ci vedeva. E solo Gesù ricordava quando ci vedeva, aveva imparato. Un mio coetaneo, un po' di tempo fa, mi disse... Quando stavo con mia nonna, fino ad una certa età sono cresciuto con mia nonna, mia nonna era credente, mi portava in chiesa, pregavamo insieme e da giovane fino ad una certa età sentivo forte la presenza di Dio. La notte sognavo il paradiso. Sognavo sogni che mi incantavano, venivano da parte del Signore. Col passare del tempo non so che cosa mi è successo. Adesso faccio solo brutti sogni. Sto sempre nervoso, sempre agitato. Non riesco più a concentrarmi, non riesco più a fare niente. Sì, mi impegno nel lavoro, mi dedico, ma ho sempre un cuore arido. Erano dei bei tempi quando vedevo queste cose. Adesso non le vedo più. Senza il Signore... Anche la notte sognavo il paradiso e sogni meravigliosi col Signore, vedevo, ma è successo qualcosa e non vedo più, non sento più. In Marco 10.47 vediamo l'immagine di questo Timeo, udito che chi passava, era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me, semplice, molti in questo, molti, fratello, sorella, in questo tempo si trovano così. C'è stato un tempo che avvertivi la presenza del Signore nella tua vita, sognavi, avevi messaggi da parte del Signore, avevi dato il tuo cuore al Signore, vedevi in un modo speciale comprendevi la scrittura, parlavi agli altri di Gesù, vivevi una vita piena di gioia, vedevi il paradiso, vedevi e sentivi la gioia del Cristo risorto nella tua vita. Ed è facile che per un incidente di percorso che è successo nella tua vita, Può essere il peccato, può essere che ti sei allontanato, può essere come dice Gesù ad una chiesa nell'Apocalisse che aveva abbandonato il primo amore. Ed ora non vedi più sorella, ed ora non vedi più fratello. Il Signore mi ha messo questo messaggio nel cuore. Mi ha detto parla al cuore di quelli che una volta vedevano ed ora non vedono più. Io ancora sto passando davanti a loro. Oggi egli passa con la sua parola. Questo messaggio di questa mattina, di questo cieco, è la figura di tanti che vedevano, vivevano, stavano bene, erano figli nobili. Ma adesso sono ai cigli della città che chiedono l'elemosina. Forse sei uno di quelli. Forse sorella sei una di quelle. Gesù sta passando con la sua parola questa mattina. perché ti vuole parlare. Il cieco sapeva di non vedere e sapeva che quello era il momento di poter riacquistare la vista che aveva bisogno. Si era stancato di vivere ai margini della strada cieco e mendicante. È facile che tu hai tante altre cose, ma sei cieco e mendicante, la tua vita dentro la senti vuota, la senti piena di tenebre spirituali. I tuoi sogni non sono più come quelli di una volta, la tua agitazione supera la pace che avevi nel cuore, sono ricordi passati. Ma con il Signore i ricordi passati li possiamo riavere. Basta guardare ciò che dice il Vangelo in questo giorno. Il verso 47. Questo cieco fa da guida a me e a te questa mattina. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire Gesù figlio di Davide abbi pietà di me abbi pietà di me è semplice molti in questo giorno si trovano nella stessa posizione di quel cieco e allora sorella fratello Mettiamoci insieme e andiamo al Signore. Nel verso 48 leggiamo questa bellissima storia. Questa è breve ma è di grande aiuto perché fa notare la differenza tra vivere senza la vista e vivere con la vista. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ma quello gridava più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. C'è di tutto e di più che vuole opporsi a bloccare questo uomo, la folla, chi gridava, chi non gli faceva spazio, chi non lo faceva passare. Nella tua vita è facile che c'è di tutto e di più che ti vuole bloccare dall'andare al Signore. Questo esempio ti serve. Specialmente tu che ci vedevi ed ora non ci vedi. Il Signore sta passando davanti alla porta del tuo cuore con la sua parola. E lo Spirito Santo sta bussando alla tua porta per farti comprendere che se tu chiedi al Signore in semplicità, abbi pietà di me, Lui opera in un modo straordinario. Lui gridava più forte, doveva superare tutti. Ma la sua fede, quel grido, causò la fermata di Gesù. Questo è il messaggio del Vangelo. La fede fa fermare Gesù. Quante persone ci sono nel Vangelo che ci indicano che dove c'è un cuore con la fede, Gesù si ferma ed opera e oggi vuole operare nella tua vita. Leggiamo il verso 49. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Causò a Gesù di fermarsi, così anche oggi qui c'è segreto nella Bibbia che è piena di segreti. Qui c'è il segreto del cambiamento della sua vita. Qui c'è il segreto del cambiamento della tua vita oggi. Il Signore ti sta parlando, ti sta indicando con semplicità quando è facile poter vedere la tua vita cambiata. Così è anche oggi, qui c'è il segreto del cambiamento della tua vita, egli ti sta chiamando. C'era un altro piccolo impedimento, era il mantello, che lo manteneva legato, non gli dava lo slancio per arrivare prima possibile al Signore. Leggiamo il verso 50. Allora il cieco gettato il mantello, bazzò in piedi e venne da Gesù. Tutte quelle piccole false certezze che tu hai nella tua vita, che ti hanno intrattenuto fino in questo momento. Forse tu hai il cappotto, forse tu hai la pelliccia, qualcosa che ti dà una falsa prospettiva che agli occhi degli altri sembri una persona per bene con un cappotto di lusso o agli occhi degli altri con quella pelliccia, con quella maschera, dà l'impressione che vuoi apparire, ma questa è una falsa certezza. La pelliccia, la maschera, quella falsa apparenza, ma non vedi. Non vedi più nel tuo cuore quello che vedevi quando hai incontrato il Signore tempo fa, come quando camminavi col Signore, come quel mio coetaneo che dice io prima, quando andavo con la nonna in chiesa, fino ad una certa età, sentivo la presenza di Dio, facevo dei sogni meravigliosi. Adesso mi do da fare, faccio questo, faccio quello, però la notte faccio brutti sogni, ho degli incubi, il giorno sto sempre agitato, non sento pace nel cuore. Così era Timeo, si ricordava quando vedeva. E lui desiderava solo una cosa, riavere la vista, perché chi stava passando era colui che gli poteva dare la vista in quel momento. Colui che sta passando davanti a te, per mezzo della Sua parola unta dallo Spirito Santo, sta portando la giusta riflessione al tuo cuore. Non continuare così. Tutte quelle piccole false certezze. Forse tu hai il cappotto, la pelliccia, la, la, la maschera, false, quella falsa apparenza, ma non vedi. È facile che prima vedevi, adesso non vedi e vivi al bordo della strada. Vivi nella miseria spirituale. Dici di vedere, ma non vedi. Il Signore dice a un'altra chiesa, compra del collirio da me perché io ti faccio vedere. Oppure stai come il figlio il prodigo che aveva fatto la sua scelta e che fece proprio come il cieco. In Luca 15, 17, anche lui dovette prendere la sua decisione. Perché stava in una posizione terribile, si stava morendo di fame. Allora, rientrato in sé, proprio come il cieco, disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame. Che si alzò? È tempo che ci alziamo, è tempo che ti alzi. Nel verso 18 leggiamo insieme, io mi alzerò e andò da mio padre, ci deve essere una decisione, il cieco faceva proprio questo e gli dirò, padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Non vivere più nel, di elemosina, di false apparenze. Il cieco nel verso 50 del capitolo 10 ci dà un indirizzo speciale questa mattina. Allora il cieco gettato via il mandello, balzò in piedi, e venne da Gesù. Se tutti andiamo a Gesù questa mattina, Lui ci apre gli occhi. Quanti siamo? Cinque milioni in diretta dove ci troviamo in giro per il mondo. Se tutti e cinque milioni andiamo al Signore, Lui ci apre gli occhi. Però dobbiamo andare. Egli ti sta chiedendo, come chiesa al cieco. Gesù sapeva che cosa voleva, ma lui vuole che noi gli diciamo in sincerità, come dei poveri di spirito gli diciamo, Signore, io ho bisogno, ho bisogno, abbi pietà di me. Nel verso 51. La domanda stamattina la fa a te e a me. Leggiamolo. Gesù si rivolge a me e a te questa mattina. Che cosa vuoi che ti faccia? Si aspetta una tua risposta. Il cieco rispose, rabunì che io recuperi la vista. La tua risposta rivela la tua condizione spirituale. Se tu pensi di stare a posto e stai vivendo ai margini della strada chiedendo l'elemosina, non stai a posto. E non vuoi neppure cambiare. Il cieco sapeva di non essere a posto, sapeva che quello era il momento, che ci poteva essere un cambiamento nella sua vita. Alla domanda di Gesù, gli disse esattamente quello che voleva. Così dobbiamo fare noi. La tua risposta rivela la tua condizione spirituale. Il cieco era povero di spirito, sapeva che Gesù parla a tutti quelli che sono poveri di spirito e perciò lui conosceva bene il suo bisogno. Sapeva che prima vedeva quando andava nella sinagoga. Vedeva, leggeva, comprendeva. Ora invece non può leggere, non può vedere, non può lavorare, non può fare niente perché un incidente di percorso, ma ha preso coscienza che ha bisogno che Gesù intervenga. Sapeva che Gesù parla a tutti. Ma sono i poveri di spirito, ereditano le ricchezze del regno dei cieli, perché questi sono interventi di grazia che vengono da parte di Dio, i miracoli li fa Cristo, sono prodotti che vengono dal regno dei cieli. E gli umili, i poveri di spirito li ricevono. Gesù ha detto, beati, leggiamo insieme in Matteo 5.3, ci serve a noi questa mattina. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quando si tratta del regno dei cieli vuol dire che le grazie che scaturiscono dal regno dei cieli sono quelle che si trasferiscono nella nostra vita e portano salvezza, miracoli, guarigione e ristrutturazione generale della nostra vita. La prima cosa ci fanno vedere il regno dei cieli. Come dice Gesù in Giovanni capitolo 3 verso 3, ci fanno nascere di nuovo, ci fanno rinascere. E infatti Gesù dice, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno dei cieli. Il Signore non ci fa vedere solo il regno dei cieli, ci fa vedere anche fisicamente. Lui con umiltà cercava quella fisica perché quella spirituale l'aveva portato già ad una condizione di far crescere la sua fede in Gesù. In Marco 10.52 dice così, Gesù gli disse va, la tua fede ti ha salvato, e in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva per la via. Bellissimo questo. Salvato. C'è una parola che nell'originale dice sozzo. Sozzo ha un significato profondo. Vuol dire anche la salvezza interiore. Gesù fece un'opera potente in questo cieco. Non gli disse hai recuperato la vista, sii salvato. Gesù fece due cose. Gli diede la vista fisica e quella spirituale per poterlo seguire. Questo vuole fare nella tua vita, non vivere dei ricordi passati. Appropriatene oggi, è molto semplice. La preghiera non deve essere una grande preghiera, ma una preghiera sincera. Gesù, abbi pietà di me, ho bisogno di te. È un affidarsi a Lui e Lui ti cambia in questo momento. Questa vita fu cambiata in tutte e due le direzioni. La sua parte fisica recuperò la vista immediatamente e la sua parte spirituale da quel momento si mise a seguire Gesù. La tradizione, leggiamo un'altra volta questo verso. Va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. La tradizione dice di questo Timeo che seguì Gesù fino a Gerusalemme alla crocifissione. E fu un ardente discepolo nella Chiesa primitiva, testimoniando fino all'ultimo giorno della sua vita che Cristo gli aveva dato la vista fisica e quella spirituale. Questo vuole fare il Signore nella tua vita oggi. Togliti la maschera. Togliti la pelliccia per apparire, togliti il cappotto, butta via il mantello, rivolgiti al Signore, rivolgiamoci al Signore, perché Egli ha pietà di noi. Lui non si stanca mai di perdonare. Già dal profeta Isaia 55,7, dice che non si stanca mai di perdonare. Leggiamolo insieme. Egli vuole fare un'opera potente nella tua vita oggi. Non vivere di ricordi passati, li puoi vivere oggi, puoi rivedere le cose che appartengono al regno di Dio, perché Cristo è la persona giusta per operare nella tua vita. Leggiamo insieme. cinquantacinque 55,7 Isaia 55,7 C'è qualcosa che succede. Lasci l'embio la sua via e l'uomo inique i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, non parla degli altri, parla di me, di te, sorella, fratello, che avrà pietà di lui. Cosa diceva il cieco? Abbi pietà di me. Cosa leggiamo qui? Dio ha pietà di te oggi. Leggiamo, ha pietà di lui. Chi fa così? Dio ha pietà di lui. Chi avrà che avrà pietà di lui? Lui pregava esattamente quella che deve essere la mia e la tua preghiera in questo giorno. Quando noi andiamo al Signore e gli diciamo: Abbi pietà di me, che cosa dice il Signore? Leggiamo il secondo rigo, per cortesia. Il Signore avrà pietà di te, di me, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Il suo perdono, la sua riconciliazione con te per un atto di fede, riavrai più di quello che avevi. Perché questo cieco nella sinagoga aveva soltanto la vista per leggere, per andare a scuola, ma quando riebbe la vista, Egli riebbe anche la vista spirituale che lo accompagnò a salvezza eterna perché diventò un discepolo di Gesù Cristo, del Messia. Egli vuole fare molto di più nella tua vita. Egli si vuole servire di te dove tu sei. Questo è, è, questa è la chiamata più nobile che la tua vita può avere, servire il tuo creatore, servire il tuo salvatore, per poi entrare nel regno dei cieli. Oggi ci entriamo soltanto per la fede e per mezzo dello Spirito Santo cambia la nostra vita, ma entrare nel regno dei cieli. Vedere, qui lo vediamo, ma noi possiamo entrare nel regno dei cieli. Infatti, quando noi cominciamo a vedere, allora possiamo entrare. Leggiamo in Giovanni capitolo 3, verso 5, dice, lo Spirito Santo fa un'opera potente nella tua vita, come la fece? In verità in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno dei cieli. Quando Cristo ti apre gli occhi non ti fa solo vedere, ma c'è la porta della grazia aperta e un portone. Per riceverci insieme con Lui per tutta l'eternità. A Dio sia la gloria. Togli di mezzo tutte le cose false, quelle false speranze che non ti hanno dato niente fino in questo momento. Ti hanno fatto vivere di elemosina un po' da uno, un po' dall'altro. Forse nel sistema religioso, Vai una volta a una processione, una volta a un'altra processione, forse vai sulla montagna, sul Monte Carmelo, poi ti sposti a un altro protettore, stai perdendo tempo. Gesù passa questa mattina con la sua parola illuminante, ripiena dello Spirito Santo, viva, che ti chiama dicendo io ti posso dare la guarigione e la salvezza nel momento che tu vieni a me. Così fece con quest'uomo, così vuole fare con te. Leggiamo il verso 52, cosa fece? Marco 10, 52. Va la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante egli recuperò la vista e, seguiva, e lo seguiva per la via. Il mio, il mio coetaneo, quando seguiva la nonna, stava seguendo Gesù e aveva visioni del cielo la pace, la gioia e la presenza di Dio nella sua vita. Mettiamoci a seguire Gesù, che lui ci accompagna fino all'altra sponda e camminiamo sicuri con lui. Lo vogliamo ringraziare questa mattina. Lui non si aspetta grandi cerimonie, puoi immaginare questa scena fatta nella città di Gerico, la vecchia o la nuova? Ci sono gli, gli studiosi dicono che era nella città vecchia, nella città nuova perché un, uno dice che entrava nella città, l'altro dice che usciva perché c'era la città vecchia e la città nuova. Non ha importanza, però, era una cosa semplice e Dio, Gesù proprio lì fece un'opera potente. Egli in semplicità vuole fare un'opera nella tua vita proprio dove sei. Andiamo a Lui col cuore. Preghiamo, prega insieme con me. Accordiamoci. Signore, io vengo con la sorella, col fratello, insieme in tua presenza e ti diciamo che abbiamo bisogno che tu ci apri gli occhi questa mattina. Apri prima di tutto gli occhi della nostra fede per rivolgerci a te in fede, dicendoti: Abbi pietà di me, Signore. Perché quando noi lo diciamo col cuore, tu hai pietà di noi, come abbiamo letto, e non ti stanchi mai di perdonare. Per amore di Gesù, perdona la sorella, perdona il fratello. Espandi il tuo mando di grazia su di lei e su di lui, che da questo momento si possano aprire i suoi occhi ed inizi a camminare con te e seguirti come il Messia, come il figlio di Davide, come il figlio di Dio e come tale ubbidisce a te per camminare con te fino alla fine dell'età presente. Grazie per la tua parola, grazie per queste immagini di fede che troviamo nella tua parola e che ci inviti a fare la stessa cosa per vedere i grandi risultati nella nostra vita spirituale. A te. O Dio onnipotente, diamo lode, onore e gloria perché Tu sei il nostro Dio. A te, Gesù, che sei il nostro Signore, Salvatore e Guaritore. Rendiamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen. 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 Prendi nota dove abbiamo letto. Vai a leggere questa bella storia. Che lo Spirito Santo ti parla ancora, perché questa è una storia emblematica per noi. È una storia vera, però serve da richiamo per noi come dobbiamo andare a Gesù per usufruire e beneficiare dell'opera della grazia che Lui riversa su di noi per mezzo della fede. Leggiamolo insieme. Eh, guardiamo dove. Udito che passava, allargali un poco perché sono stretti, fai una foto sulla televisione. Udito che passava Gesù si mise a gridare. Marco 10,47, Luca 4.18, Marco 10.46, Matteo 4, 23 a 25. Marco 10, 47 a 50, Luca 15, 17 e 18, Marco 10, 50 e 51, Matteo 5, 3, Giovanni 3, 3, Marco 10, 52 e mettici anche Giovanni 3, 5 perché dobbiamo entrare nel regno dei cieli. Non lo dobbiamo solo vedere, dobbiamo entrare. Bravo! Ebbene, anche oggi il Signore ci ha parlato, a Dio sia la gloria, ci vediamo stasera a Dio piacendo alle ore 19.30 insieme a quattro pastori, preghiamo per loro che il Signore li ispiri, li guidi, ci dia una parola unta che parli al nostro cuore. Preghiamo per l'unzione su questi fratelli, perché la loro unzione si trasferisce sopra di te. Sì, sì, quando parlano, la loro unzione si trasferisce nella tua vita. Se tu desideri che il Signore ti parli, se tu hai fame della parola di Dio, diventa il cibo adatto per te. Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle 19.30. Non so se puoi mettere lo spot della staffetta di preghiera, ma ti voglio ricordare che lunedì dalle 16 alle 22 ci saremo più di 20 pastori, un quarto d'ora ognuno, e pregheremo insieme in diretta, pregheremo insieme con te prega insieme con noi, stabilisci di essere libera, di essere libera, libero in questo spazio di tempo così insieme dove ti trovi, preghiamo il Signore, preghiamo per te, per i tuoi bisogni e per quelli che il Signore ha messo sul tuo cuore, anche per quelli che ti chiedono preghiera, noi li presentiamo al Signore perché Dio risponde. Bene. Ci vediamo stasera Dio piacendo. Pace, buona giornata.